verso Betlemme con Dammi un attimo 2.0 avvento in rete, e come ogni giovedì ci aiutano le catechiste dell'anno Emmaus a realizzare delle leccornie in vista delle festività di Natale. Oggi realizzeremo i muffin sotto la neve. Per realizzarla ci serviranno 2 uova, buccia di limone, 110 g di zucchero, 65 g di olio di semi di girasole, 100 ml di acqua, 220 g di farina, mezza bustina di lievito per dolci, marmellata a scelta, un po' di zucchero a velo per guarnire poi i nostri muffin che faranno da neve, e prepariamo il forno a 180 gradi. Iniziamo rompendo le uova in una bacinella e poi aggiungiamo la buccia di limone. Una volta aggiunto il tutto, mescoliamo finché non abbiamo un composto cremoso. Adesso aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a mescolare il nostro composto. Adesso aggiungiamo 65 g di olio di semi di girasoli. Adesso aggiungiamo 100 g di acqua e continuiamo a mescolare. Adesso aggiungiamo 220 g di farina e continuiamo a mescolare un po' alla volta. Adesso aggiungiamo mezza bustina di lievito per dolci e continuiamo a mescolare. Ecco qui a voi il nostro composto. Che buono! Adesso prendete una teglia per muffin. Potete decidere se o imburrare e infarinare ogni spazio e aggiungere poi il vostro composto, oppure, come abbiamo fatto noi, mettere dei pirottini per ogni spazio e aggiungere 3/4 del composto. Ora aggiungiamo un cucchiaino di marmellata per ogni pirottino. Oppure potete utilizzare la cioccolata, o meglio, le gocce di cioccolato. Adesso inforniamo i nostri muffin in un forno a 180 gradi per 25 minuti, forno statico. Mi raccomando, fatevi aiutare dalle vostre mamme per non bruciarvi.
E per finire adesso riempiamo i nostri muffin di candida neve. Spero che anche voi riusciate a fare questa bellissima ricetta ed ora, come ogni giovedì, andiamo a dare un'occhiata al presepe che si sta costruendo in chiesa. Non diamo di troppe occhiate perché insomma non vogliamo anticipare nulla, quindi iniziamo a vedere qualche dettaglio che magari sarà bello anche scoprire, ma il presepe nel suo insieme iniziamo un po' a non guardarlo, altrimenti poi ci spoileriamo tutto quanto e non c'è più il gusto poi a venire a vederlo in chiesa. Ora spazio ai nostri amici magi in cammino insieme con noi verso Betlemme. Durante il nostro viaggio noi magi abbiamo provato a rileggere le antiche profezie e in quello del profeta Isaia abbiamo letto che la dinastia di re Davide assomiglia a un tronco deciso e senza vita, da cui però nascerà un germoglio forte e potente per volere di Dio. Per questo motivo il popolo deve avere fiducia. Il germoglio rappresenta la nuova vita ed è questo il tesoro che noi stiamo cercando.